Ciao, sono Marco DJ, vi presento l'app di Recordbox installata su un iPad 7 di settima generazione della Apple. Vediamo ogni configurazione, ogni impostazione base per poter utilizzare questa applicazione e per poter mixare con la vostra console. Quindi vi invito a seguire il tutorial dall'inizio alla fine e noi ci vediamo nel video. Quando installate l'app ci sono già dei brani preimpostati per fare diverse prove per conoscere l'applicazione. A sinistra andiamo a vedere già la sistema base, come potete vedere molto simile già a Recordbox 6, 5 su Mac, Windows, iPhone, eccetera. Parto già dalle basi, per esempio qui a destra abbiamo prima cosa il pitch control, quindi possiamo controllare i battiti al minuto. Vi faccio vedere, adesso faccio anche play per vedere. Si può diminuire, vedete, o aumentare sempre di più la velocità del nostro pitch. La parte grid servirà in caso la canzone non è perfettamente analizzata da Recordbox. Possiamo andare anche sia ad analizzarla all'interno dell'applicazione quando la caricheremo la prima volta, una traccia qualsiasi. Facciamo finta che il brano non è stato analizzato e dobbiamo far partire la nostra traccia in questo punto. Andiamo su grid, selezioniamo grid, ci posizioniamo, premiamo il tasto Q e si posiziona, vedete, esattamente nel punto in cui abbiamo deciso con la griglia. E poi andrà a farlo su tutto il brano, quindi attenzione quando fate questa modifica della griglia. Facciamo finta che vogliamo partire da qua. E abbiamo deciso di far partire il brano da questo punto. Questa è la griglia, potete utilizzarla anche meglio sull'applicazione di Recordbox. All'interno di questo box di destra possiamo iniziare a vedere che cosa c'è all'interno. Per esempio gli hot cue, l'auto loop, il beat jump. Quindi possiamo decidere quando far partire e dove il nostro punto di inizio e di fine del nostro brano con i punti di cue. Quindi faccio play. Fermo il brano, in questo momento c'è il vinyl break che si potrà poi disattivare nelle impostazioni, quindi la pausa immediata senza il rallentamento, quindi senza l'effetto vinile. Andiamo con il dito sul brano, ci posizioniamo e andiamo a metterci con il punto di cue A. Qui in alto possiamo spostarci come vogliamo sulla traccia per decidere in quale punto iniziare l'altro punto di cue. Mi sposto qua e lo possiamo sentire in anteprima e facciamo il punto C. Abbiamo fatto un'impostazione ovviamente improvvisata, ma giusto per farvi capire come funziona. L'auto loop, semplicissimo. Ok, possiamo decidere di prendere 4 battute, 8 battute, 16 battute. In questo momento è stato fatto in modo improvvisato, ma potete prendere un pezzo del brano e metterlo a tempo col brano successivo, semplicemente facendolo col touch all'interno dell'applicazione di Recordbox. Andiamo su beat jump, e nel beat jump possiamo andare avanti di una battuta, di 4, indietro e così via. Gli effetti si possono attivare premendo il tasto FX e andiamo a premere il tasto play e li andiamo ad applicare sul brano. Vado ad abbassare il volume, andiamo qui in alto a sinistra, vediamo che c'è il mixer, spengo gli effetti e abbasso leggermente i volumi di entrambi i brani in questo caso, in modo che posso spiegarvi bene tutte le funzionalità del brano, tanto si sentirà sicuramente. Riparto con il brano, vado a mettere gli effetti, roll. C'è il flanger, poi abbiamo il break, pausa break, rifacciamo, a tre quarti, eco, ok, qui ci potete poi andare a giocare voi e scoprire la sezione effetti che c'è anche in un'altra parte di questa applicazione. Quindi andiamo adesso ancora in alto a sinistra e possiamo vedere questa sezione effetti che viene attivata cliccando qui in alto a destra. Vedete, ci sono 4 quadratini, premo con il dito, lo disattivo, ripremo se riattiva e ci sono diversi effetti. Faccio il tasto play.
Ok, abbiamo giocato un po', abbiamo un po' improvvisato nel premere i vari effetti, ma giusto per farvi vedere la sezione in cui potete poi giocare con calma e fare diverse prove all'interno della vostra traccia. Andiamo avanti per disattivare questa sezione qua degli effetti, andiamo qui in altro, andiamo nella sezione effetti ancora una volta, premiamo la sezione effetti anche qui a destra, vedete che abbiamo la doppia sezione, tutto in un unico schermo, quindi effetti eco e mettiamo un effetto sirena. Rifacciamo. Adesso la disattiviamo qua e qua a destra e si sono disattivate. Apriamo la sezione mixer, che è la cosa più principale oltre a usare gli effetti, e lo facciamo sempre su questo brano. Ricominciamo da capo, ci spostiamo con il dito. In questo caso vediamo che il brano era stato sistemato con la griglia all'inizio di questo video, quindi io torno ancora con il mouse, mi posiziono qua, entro nella sezione pitch, vado nella griglia, mi posiziono qua, mi va benissimo e faccio il tasto Q e ricomincia da capo in questo punto in cui ho deciso io. Torniamo qua, lascio 128, torno indietro, 126 e ripartiamo. Ok, in questa sezione qui in alto, vedete a sinistra, andiamo a cliccare qua dove ci vedete i vari fader, vi abbasso un po' il brano così potete sentire. Qui abbiamo la possibilità a destra di disattivare gli alti, anche muovendo i vari cursori, così. O così, disattivare i medi, gli alti, premendo e disattivare anche i bassi. In sottofondo si sente ancora la canzone, ovviamente perché ha aperto il canale, ma se io aprissi il canale al massimo, nonostante abbia disattivato alti, medi e bassi, come in alcuni mixer che chiudono completamente la traccia, e facciamo vedere ancora altri effetti, ad esempio il filtro, attivando il tasto on. Abbiamo attivato il filtro sulla traccia e rifacciamo anche l'attivazione e disattivazione dei bassi, dei medi e degli alti ancora una volta. Tutte queste impostazioni che vi sto facendo vedere le potete reimpostare da capo di nuovo in centro, utilizzando sempre le vostre dita, disattivando, attivando anche premendo i tasti qui a destra, e il trim. Il trim sarebbe il cosiddetto guadagno, quindi vado a spegnere la traccia, play, non sentite niente perché dobbiamo andare ad alzare il gain, quindi il guadagno del nostro brano col ditino. Perfetto, ci siamo riusciti, abbiamo messo il volume del gain del brano al centro. Questa possibilità di gain si può fare anche nelle impostazioni, fare in modo anche che ci sia l'auto gain, significa che ogni traccia magari ha volumi diversi. Nelle impostazioni di Rekordbox che vediamo dopo potete avere un volume tutto uguale per la traccia di sinistra e di destra e tutte quelle che andrete a mettere anche tramite l'online, quindi tramite il cloud. Altre impostazioni da vedere oltre alla sezione filtri, quindi abbiamo visto la sezione mixer, la sezione filtri, rifacciamo mixer, questa sezione qua per entrambe le tracce, la disattiviamo. A destra abbiamo la sezione beat jump, out loop, out cue che possiamo decidere, gli effetti che andiamo poi a giocare. Ecco, a proposito importante, questi effetti li potete modificare come volete, anche spostare in varie posizioni all'interno del vostro iPad, soltanto nella modalità a pagamento. Come vedete, c'è una corona perché sta a indicare che dobbiamo attivare o disattivare un abbonamento. Adesso c'è anche l'hold on off, lo lascio off, vuol dire che l'effetto rimane attivo tutto il tempo in cui viene riprodotta la traccia. Quindi vado a disattivare la modalità edit e vedete che gli effetti tornano a funzionare. Andiamo avanti. Ok, sentiamo ancora il riverbero in sottofondo e ora vediamo le impostazioni. Cambio traccia e vi faccio vedere come cambiare brano. Si sente ancora in sottofondo l'effetto. Andiamo in alto a destra sulla nostra etichetta o anche a sinistra, possiamo cambiare la traccia. Andiamo qui a sinistra, è indifferente. Possiamo vedere il logo di Rekordbox in cui possiamo entrare all'interno della libreria musicale, che è già in dotazione all'interno di Rekordbox quando viene installata l'applicazione, con diversi brani gratuiti. Ci sono anche My Music, che permette di caricare i brani all'interno dell'iPad, che in questo momento non ho collegato, e anche la sezione di SoundCloud, che permette di collegarci al nostro SoundCloud, quindi all'account, in questo momento non siamo collegati, ma ci sono dei brani gratuiti che va già a recuperare da poter utilizzare. Quindi, per esempio, in base al genere EDM, house, trap, dubstep, eccetera, questi sono solo degli esempi. Carichiamo ad esempio un brano qui a sinistra, questo qua.
vedete che ci mette più tempo del solito, bisogna sempre attivare e disattivare pubblicità finché non abbiamo un account. Vedete il cursore in alto, ci mette un po' di tempo a caricare perché il brano si trova in cloud, quindi online. In questo momento sono collegato con la mia rete SIM, quindi una SIM TIM all'interno dell'iPad, oppure Wi-Fi, la stessa cosa. E vedete quanto tempo ci mette in più rispetto a caricare un brano già presente all'interno di Rekordbox. E rivediamo il brano, play. Mi posso muovere come voglio all'interno del brano caricato in cloud, appunto dalla piattaforma SoundCloud. Quello di destra invece è caricato direttamente dalla libreria musicale di Rekordbox. Sempre all'interno della nostra libreria musicale, è una cosa che non vi ho fatto vedere per il caricamento delle tracce, c'è la possibilità di fare l'auto cue, quindi possiamo vedere qui a sinistra non è perfettamente imbattuta, bisogna spostarla manualmente, sentite anche un leggero gioco, mi posiziono esattamente imbattuta con il dito del mouse, vedete che già salta, magari questo lavoro è un po' macchinoso all'inizio e poi premo il tasto cue. Abbiamo messo il brano esattamente in cue dall'inizio. Altre cose possono capitare che i brani musicali, come ad esempio quello di destra, si trovano in questa posizione qua e rifacciamo la stessa cosa che abbiamo visto a sinistra, lo riposizioniamo in battuta e andiamo a premere il tasto cue in questo caso. Qui in alto abbiamo il simbolo di Rekordbox, quindi andiamo qui, dobbiamo andare a cliccare sulla waveform se vogliamo mixare in questa modalità, quindi in modalità orizzontale, facciamo play. Se vogliamo tornare come eravamo prima, torniamo ancora sul logo di Rekordbox, Jog, che assomiglia proprio ai CDJ. Non li vedete perché sono sotto della sezione di mixer, quindi vado a ripremere la sezione mixer qui in alto a sinistra, la disattivo e tornano a vedersi le Jog. In questo momento ci sono le etichette dei nostri brani musicali caricati. Proseguo ancora, vado ancora sul logo, posso fare altre cose, collegarmi in Bluetooth con la mia DJI FLX4, in questo momento non la possiedo, quindi non posso farlo, mi chiede anche di andare in Bluetooth, lo vedremo in un secondo momento, quindi faccio annulla, non mi interessa. Vado ancora sul marchio, tutorial se volete riseguire come configurare quella DJI FLX4 e ve l'ho andata a vedere, torniamo indietro. Ritorno ancora sul logo, bisogna fare molto spesso una cosa di entrare e uscire per fare le varie funzionalità sull'iPad, quindi questa è l'unica cosa scomoda dal mio punto di vista. Vado qua, troviamo la sezione account, quindi adesso non sono loggato, quindi torno indietro, ritorno sul logo, ritorno nelle notifiche e alla fine posso andare nella sezione qui a destra che finalmente è quella che vogliamo vedere, quindi andiamo nella sezione impostazioni, possiamo vedere l'accesso al nostro account, tornare indietro, mi porta sempre all'interno della sezione audio e qui possiamo vedere le impostazioni di Rekordbox all'interno dell'applicazione. Andiamo su audio, quando un brano musicale è in riproduzione possiamo decidere anche l'uscita master, il volume master, invece di girarlo dalla console possiamo girare così con il touch semplicemente. L'auto gain che vi dicevo prima, regolazione automatica del volume di ciascun brano. Se lo disattivo, adesso non si sente perché non ho un brano in riproduzione, può abbassare, alzare o livellare i brani sullo stesso volume in uscita o in ingresso quando andate a caricare un brano in qualsiasi momento. Adesso lo lascio in auto gain, qui sotto c'è la separazione dell'uscita ma lo possiamo fare con un piano a pagamento, quindi adesso vedete mi dà la pubblicità, torno indietro, impostazioni. Andiamo nelle generali. Nelle generali possiamo vedere diverse cose molto interessanti che sono andato a vedere prima di questo video. Per esempio possiamo vedere la colore della forma d'onda. Adesso è tri-band, quella che avete visto finora. Io uso molto RGB, che mi richiama molto come funziona Rekordbox. Torno indietro, chiudo. È molto simile a come viene utilizzato da tanti DJ club con questo tipo di colore RGB. In questa sezione possiamo vedere mostra frasi forma d'onda. Non ho visto bene cosa intende, proviamo a toglierlo, andiamo a vedere. Adesso non ho visto dove ha cambiato, ditemelo qui sotto nei commenti. E vediamo un'altra cosa, analisi dei brani, che è molto importante. In questa sezione possiamo vedere la modalità degli analisi dei brani all'interno dell'applicazione, normale o dinamico. Dinamico ve lo consiglio di fare quando analizzate musica 70, 80, 90. Normale, le classiche house e così via. Possiamo impostare anche l'intervallo di BPM 70, 180, scegliere quale intervallo andare ad analizzare. Io lo metto sempre a 70, 180, come Rekordbox, come il programma sul computer. BPM, grid, tonalità e fase. Al momento non lo metto perché anche
rallenta di più l'analisi. Imposta come prima battuta, questo potrebbe essere carino, va proprio a prendere la prima battuta di ogni brano e va ad analizzare ogni singola battuta. Infatti c'è scritto impostazione automatica Memory Queue. Torno su altre impostazioni di questo iPad e vado su formato di visualizzazione chiave. Il formato alfanumerico, visualizzazione informazioni chiave del database o classico. Provo a mettere classico e vediamo che cosa succede. Impostazioni, chiudo. Qui forse non cambia niente, ma cambia magari nell'analisi del database. Vado sulla canzone non vedo differenze, forse qui a destra possiamo creare delle playlist, quindi molto interessante da trascinare dentro. Ora non lo facciamo, lo vediamo in un altro momento. Proseguiamo e possiamo vedere in ordine ancora il colore dell'hot cue. Ad esempio qua io metto CDJ, perché è quello classico che si vede in qualsiasi lettore, quindi vi faccio vedere cosa intendo. Dei punti di cue, quindi vedete, ecco, ci sono 3 punti di cue in questo brano. 1, 2, 3 sono tutte e tre verdi. A me piace così averli tutti e tre di uno stesso colore. Ok, sono stati impostati ovviamente a caso, ma sono verdi ovunque, sulla console, sul record box, sul CDJ e così via. Questo però per una mia scelta personale. Possiamo vedere l'animazione della jog. Questa la possiamo anche disattivare. La troviamo qui. Torniamo ancora indietro. Chiudi. Play. Vedete che non c'è più quel lampeggio. Andiamo giù, possiamo mettere il cue automatico, quindi il punto di cue impostato automaticamente all'inizio del brano. Io direi di lasciarlo così. Blocco del caricamento, questo ve lo suggerisco. E quando il deck è in riproduzione, il caricamento del brano non è possibile. Io direi di attivarlo, perché se sbagliate a fare play sul brano in riproduzione del brano si spegne la musica e quindi ve lo sconsiglio. Ripristino EQ è interessante, potete ripristinare l'equalizzatore sulla posizione centrale, va bene. Prosegue e vediamo anche l'inizio e la fine, quindi l'inizio di arresto lo lasciamo su 0 e l'arresto è quello qua, quello che abbiamo visto all'inizio del tasto play. Possiamo andare qui nella sezione arresto e metterlo anziché 0.5 a 0. Ve lo faccio vedere, torno indietro con le impostazioni, play. Si ferma esattamente dove io lascio il tasto play. Rifacciamo. Vedete, si è fermato perfettamente anche in silenzio, come un classico CDJ, non fa effetti, non fa niente. Andiamo avanti ancora nel marchio, impostazioni generali ancora. Scendo ancora giù, possiamo vedere il sync della fase, l'hot cue sync, questo potete vederlo anche voi in un secondo momento. C'è il quantize value, che lo possiamo anche attivare in base alle battute, lo lascio così di default a 1. Active loop, quindi per attivare subito il loop di 4 battute o quello che vogliamo noi. Il crossfader, morbido, oppure più secco, sharp, io direi di lasciarlo anche morbido, quello centrale. Scendiamo ancora in fondo, misurazione di livello, qui possiamo vedere principale o del canale, la misurazione dei volumi. C'è la funzionalità fader utilizzato con Smart Fade, quindi per quanto riguarda la DJF LX4, lo dovete fare magari quando la collegate, potete scegliere quale impostazione, torno ancora indietro, usare la Smart Fader come curva consigliata, qui potete decidere voi e la lasciare così. Se non va bene tutte le modifiche che abbiamo appena fatto, volete tornare nella modalità come era prima, cliccate su Reimposta e anche qui a destra. Impostazioni, c'è il servizio di streaming. In questa sezione possiamo attivare o disattivare SoundCloud e Tidal, quindi possiamo evitare di caricare i brani in cloud da queste piattaforme, oppure anche modificare la qualità di SoundCloud e di Tidal in questo caso. Non c'è la possibilità di collegarsi a Spotify o altre piattaforme, magari lo faranno in un secondo momento. Qui vedete che è tutto oscurato, mi dice che qualità audio voglio, in questo momento me le carica tutte a 128 kb, quindi qualità molto bassa. Si vede che adesso non c'è attivato nessun piano a pagamento, quindi la qualità non è stata migliorata. Direi di tornare ancora indietro, abbiamo visto tutta la sequenza delle impostazioni. Thank you.
Bene ragazzi, abbiamo finito questo primo tutorial riguardo all'applicazione di Rekordbox installata su un iPad della Apple. Andiamo a vedere solo una cosa che non vi ho fatto vedere durante il tutorial, su come poter allargare e stringere con le vostre dita la visibilità della vostra traccia. Quindi andiamo a vedere, prendete le vostre dita, li posizionate sul deck di destra o di sinistra e potete stringere e allargare, come potete vedere adesso nella schermata, per vedere la traccia a vostro gusto, larga o più stretta durante il DJ set, in base a come siete comodi. Una cosa che non abbiamo ancora visto prima di chiudere è anche la possibilità di poterlo girare in questa maniera. Vedete che l'iPad prende un aspetto verticale e si può posizionare sia per vedere il deck A, il deck centrale con entrambe le tracce, e il deck B, soltanto il deck B, quindi quello di destra se dovete fare delle modifiche. Questa parte del video non l'abbiamo vista, quindi sarebbe stato un altro tutorial solo per la versione verticale. Vi ringrazio comunque per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Vi invito a iscriversi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi tutorial. E noi ci vediamo alla prossima da Mako DJ.